La Cerenza, ancora un applauso, vai, ancora un applauso. Parenzo ancora non riesce a capacitarsi del motivo per cui è stato invitato qui, signor Davide La Cerenza, che però è un grande personaggio, devo dire, delle notti milanesi, conosciuto ormai in tutta Italia, ha scritto anche un libro, Davide La Cerenza, vergine, single e milionario, qualche tempo fa per Sperling e Kupfer, non è che è una casa editrice, Mondadori, tutto rispetto, sì. Mondadori, in cui racconta la sua vita e anche il fatto che lui consumava e consuma ogni tanto cocaina, è vero? È uno dei miei difetti, diciamo. Allora, diciamo che anni fa, quando facevo i mercati, tipo 30 anni fa così, consumavamo, mio cugino faceva i mercati, tutta la dura cosa, abbastanza, un bel po'. Poi dopo, cioè, ti facevi molto, fumavo molte, sigarette, molte botte. Poi ho smesso, basta. Ho smesso per quasi 30 anni. Non ho fatto, adesso con la vita notturna saranno 5 anni così che qualche cosa, no, qualche botta, tanto, c'è, qualche botta, botta non bisogna fare, diciamo, però ma è giusto per stare sveglio, qualche botta per stare sveglio, così qualche botta per stare sveglio, qualche botta per qualche botta, David, non è una roba che si dice così, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Potevo dire no, non faccio niente, figurati, invece no. L'ho detto, qualche botta girano anche dei video, sì, video che abbia fatto durante il lockdown, che purtroppo sono stati fatti così anche adesso, anche in recentemente, casa, anche e poi boom, sono saltati fuori sui social. Voglio, diciamo una cosa, poi non serve a niente, non serve a niente dirlo, perché tanto la gente si fa lo stesso, se ne fotte, anche dei consigli, non siamo qui a dare consigli, però è chiaro che non è una cosa, no, ma infatti sto dicendo, è meglio, bella, no? È meglio non provare mai, è un messaggio devastante, ma infatti non stiamo dando nessun messaggio, per carità, non c'è nessun messaggio, ma è un'attrazione, è un'attrazione ancora, non riesci a liberarti, oppure pensi di poter controllare la notte, pensi di poter controllare niente, dopo tipo 11:30 mezzanotte bevi un po' così, allora dici uno due colpi di fai, sì, per star sveglio, ti crolla l'occhio, ti crolla la palpebra. Per fare cosa? Per fare il pallo? Te, Davide, non l'hai mai fatto, Davide? Beh, un colpo non zero su no, zero. Zero su zero. Sì, diciamo ma che giuro, si può, ma totalmente, ma per carità. No, ma nemmeno io, devo dire la verità. Ho anche paura, perché io ho paura in realtà di tutto ciò che è perdere il controllo di se stessi. E quindi fai bene, perché poi si. Però tu pensi di poter. Tu non sei un tossico, non sei un dipendente. No, dalla che da fare niente, di inferio cosa. Se non sono nel mio ambiente notturno, bere o cosa, niente, ma va. Ho fatto settimane magari al mare o cosa, stavo benissimo, anzi. Cioè, non sei quelli che ha bisogno di farsi strisce, no, le fare botte la sera. Non so a quei livelli. Poi non ho mai provato nient'altro, queste cose che vedo la sera, checheta, MD, mai provato niente. Poi guarda, la cosa che facevo da giovane, fumare, non ho fumato per 3-4 anni, non ho mai più fumato in vita mia. Per fortuna non ho il vizio del gioco, perché anche quello ho avuto sempre paura, ecco come ha detto David, ho paura di provare. Cioè, sì, ho paura che, siccome vedo gente intelligente che gioca a queste macchine, avvocati, dico, cosa c'hai in queste macchinette? Filippo. Sì, lui è un giocatore. Un amico mio che costruisce queste macchinette mi ha detto che ci sono dei suoni apposta, loro studiano tutti i suoni, le luci per far sì che ti venga voglia di continuare a giocare, e da quel momento io ho paura, dico vorrei provare una volta a giocare, ma è meglio che non provo, perché metti che mi piace, sei matto come le donne, tu, cioè, come le donne, cioè le donne c'è una fissazione, diciamo la verità, è quella abbastanza, le donne c'è una fissazione, sì, non sono dalla parte non sei dalla parte omosex, diciamo, non sei così, ma no, piace anche ai gay, mi sembra piace anche ai gay, piace ai gay. Però io voglio dirti una cosa, caro Davide, il problema è che tu sei considerato su internet, per esempio, da molti che secondo me non capiscono un cazzo, un modello negativo, non si capisce perché, perché forza, girano, ma è evidente, perché è evidente, ma non per quello, non per questa cosa, per le macchine, questi video che girano sulle botte, sulle botte, per la vita, per una vita fatta di che poi non è fancazzismo, è questo lavoro, comunque, per dire, lo champagne, ubriachiamoci, il divertimento, ma che ti sembra una roba normale? Beh, ho capito, ma che cazzo c'entra? Non è che da lui ci vanno fancazzisti, c'è gente che lavora, si va a divertire, cioè, anzi, se non lavorasse non potrebbe pagare. È quello che ma io voglio sapere, David, che vita fa lui? No, fa una vita monacale, devo dire, una vita militarizzata, televisione, no, ma una televisione. Vita normale, lavoro, beh, che cos'è, mi sveglio normale? La mattina, porto ma non lo cos'è, so, normale mi nella la mattina vita? Alle 7 faccio colazione con i bambini, li porto a scuola durante la settimana, alle 8:30 li mollo da scuola, inizio a faccio una colazione leggendomi i giornali, il Corriere della Sera, Sole 24 Ore, il Foglio e la Repubblica, dedico un'oretta alla rassegna, ai giornali, alla compressione del flusso di
Davide, la stessa vita di Davide. Alla sera Netflix sul divano e via letto. Una serie, no, una serie via di letto. Appuntamenti, magari poi cioè, appuntamenti durante la giornata. Cioè, scusa, ma la redazione del programma della 7, lavoro e questo poi è normale. La sera e trombare? La sera torno a casa, tromba. Cena a casa, alle volte abbiamo delle cene fuori, altre volte riceviamo in casa e più delle volte il sabato sera che andiamo palle. Al cinema, questo sicuramente palle, è meraviglia. Bello, sabato sera al cinema. Ogni tanto allora, oltre a, sabato sera, agli altri cinema, vizi, per esempio sera, Viagra, lo usi Viagra? Sì, ho voglia. La voglia. No, Chiles, ogni tanto Chiles. Una mezza di Chiles si prende. Vabbè, ogni tanto, sempre, diciamo. Una mezza. Una mezza settimana. Una mezza settimana. Ma quante ne prendi te, Davide? Una mezza al giorno, una mezza settimana. Questa vita di merda che fai per ora zero, per ora zero. Cioè, non sai che mi dice una vita normale, mi hai fatto riflettere. Cioè, la vita normale poi, cos'è? Il 90% adesso che ci penso, della popolazione. Ho una macchina sulla portiera della mia macchina. Non ho messo la mia David mail Parezzo, con sì. mio nome e cognome. No, non è mail, è Instagram. Sono chiocciola Davide la Cerezza. Ma è una pacchianeria di una volgarità. Vabbè, una... mi fermano in giro, mi fanno le foto, video, ragazzi. Ma cioè, ti fermano perché sei un clown, cazzo. Per farli ridere. Però allora io ti voglio dare un messaggio a tutti quanti. Se il modello di vita, la vita normale, è il 90% della popolazione che fa la vita di Parenzo, lasciate stare perché il 10% di persone anormali, sono anormale, che si alza alle 4 di pomeriggio, prende il suo ferro, va a Monte Napoleone, si fa un giro a Ferrari, il ferro, Ferrari. Faccio il giro, saluti i saluti i fans, la sera ma magari vado a mangiare a un 3 stelle, esco con una ragazza, domani sera ma esco con un'altra diversa. Che problema c'è? Cioè, il tuo stile di vita, quanto, cioè, tu hai fatto un calcolo al mese, quanto spendi per campare? Un ventello, sì. Ventello? Sì, ventello, cioè, sì, tra bottiglie e tutto, sì. Beh, no, escluso i 7.000 dalla Ferrari. Però una volta lo facevo. Esclusi i 7.000 dalla Ferrari, stiamo parlando proprio di stile, cioè proprio... Lifestyle. No, è un complesso, sì, un complesso. Quant'è? Anche le bottiglie che mi bevo, c'è un Don Perignon comunque... Anche se, a parte che non bevo già più, purtroppo quando inizi a bere cose buone, poi sempre di più. Quindi se devo bere anche un rosso, devo bere un massetto, una bottiglia comunque. Cioè non a puoi bere 700, non riesci più. Non c'è dubbio. O si smette o. Certo. Quante donne ti sei fatto in tutta la tua vita? Ma quando ho scritto lì avevamo fatto un calcolo di 4.000 circa. 4.000, dunque avrai aumentato altre 100 in questa 200, diciamo, in questi ultimi anni. Cioè sei un po' dipendente dalla figa, diciamo la verità. Molto dipendente. Molto dipendente. Quella è la dipendenza peggiore. Se dovessi scegliere, smetto di fare l'altro e tengo solo la figa. Sì, cioè smetti. E guardate, a 50 anni mai sposato, mai avuto figli. Cioè sei proprio ragazzi, diciamo la verità, sei dipendente dalla figa. Ragazzi di 18 anni, 19 anni che mi scrivono tutti, ragazzi del 2000, del 2002, vogliono uscire con me. Pensa che capisci. Ti capi? Ma te, piace no? Old style oppure un po' più giovane? Per chi ha votato lei alle elezioni? Mi scusi, non sono mai andato a votare. Avrei votato mai, no. Anche questo è un altro messaggio devastante. Sono andato a votare anni fa quando c'era mio papà, cosa che lui era fan di Berlusconi ed è l'unico leader che mi è piaciuto, quindi avevo votato Berlusconi. Sì, per me è un mito, idolo, ma non solo per non politicamente, io non me ne intendo tanto, ma come leadership, come comunicazione. Non ho mai visto che la Meloni non ti piace. Ah, non è che avevo tanta, Meloni una botta la darei anche a lei. Pure la Meloni. Dai, Davide, che la darei anche te una botta alla Meloni. Ma come si permette di parlare così al Presidente del Consiglio? A te piacciono quelli più giovani poi di solito, no? Almeno così ho visto. Ma il fascino, l'intelligenza della Meloni, mi piacerebbe, giusto per quello. Giusto così, per stimolo. Per vedere com'è. Scusi, ma vedere com'è. Lei, proprio perché non capisco niente, vorrei sentire una persona acculturata. Ma a me affascinano le persone acculturate quando parlano. Quando parlo con Giuseppe mi piace tanto perché sai che comunque ogni notte io con chi ho a che fare, soprattutto con la gente quando beve, sentire babam, babam, sì. Quindi se riesco a arrivare. Ma tutte le cazzate che mi raccontano i problemi, la moglie ti scaricano tutti i loro problemi addosso, discorsi inutili. Invece quando trovo persone acculturate riesco a prendere qualcosa e mi fa piacere, cioè, nella mia ignoranza. Valerio da Roma ti vuole dire qualche cosa. Sentiamo Valerio, dimmi.
Sì, io ho sentito l'altro giorno che ha chiamato Champagne qui, Franco Champagne, però diceva tutt'altro. Cioè, io ricordo che Parenzo gli ha fatto una domanda, gli ha chiesto: senti, ma come fai a spendere 6.000 champagne, cose? Benestante, famiglia benestante, io ricco, famiglia ricca, mo dice che va a lavorare, c'ha le mani rotte. Io non sono Filippo Champagne, quello era Filippo, non quello era Filippo, quello lui era Filippo. Filippo, sì, famiglia benestante. Sì, lui sì, questo non era mai lavorato, cazzo, era un altro. No, cioè. Sono, è un ragazzo, è un amico mio. No, non ho capito perché sentivo la stessa voce, pensavo dello stesso. È lo champagne che trasforma la voce, forse è lo champagne che trasforma la voce. Valerio. Comunque la cosa incredibile è che Viagra, cioè tu la fissazione, la vera fissazione tua sono le donne, dunque Viagra, cioè Chalice, quello sì, che sì, è. Sì. Champagne. Ferrari. Sì. Ferrari. Quando non usi la Ferrari, usi la Urus, Lamborghini. Che cosa? Ah, quando non usi quella usi la Urus. Per esempio l'altra abbiamo fatto fare un lavoretto e quindi uso l'utilitaria. E come l'utilitaria? La Urus costa 300, quanto costa la Urus, la Lamborghini? Non so, quello non è così. 300.000. L'altra. Ecco l'altro, quanto intellettuale. Quanto costa? Un po' di testa ce l'ho, sai, amore mio. Quanto costa la Urus? Ma hai preso un 300, lo so. Ce l'ho. Quanto costa la Urus? Non so, paga tutto lei, io trovo già tutto fatto. Ma una cosa, ma è l'agenzia delle entrate qui? Ma no, ma così per capire. No, che me ne frega. Io posso dire solo una cosa. Dimmi, una cosa sola, sì, anche a te, Davide, una sola, poi lo spazio è di Davide. Io ho un'idea però, mettere la dottoressa Nobile all'agenzia delle entrate. Questa potrebbe essere una grande andrebbe cosa, tutto invece. Meglio, andrebbe tutto meglio. Ascolta me. Secondo te lo champagne chi lo produce? Le macchine chi le fa? No, perché avete tutti questa ostilità verso il mondo del lusso. Ma, no, che ma chi ce l'ha l'ostilità? Nessuna ostilità. Allora, ma se uno ha una bella macchina un giorno, è uno sfigato. No, se uno beve champagne è uno stronzo. Ma che sfigato? Cioè, ragionate col cervello o con che cosa? Ma lui beve quello, ma lo paga. È suo, beve quello che gli pare. Il giorno bevo acqua. Quando tu hai detto prima, ti pare invitare un Lacerenza a Radio 24. Ma ringrazia che porta il messaggio ai ragazzi che danno. Uno può diventare un imprenditore. Certo. Ai ragazzi di oggi che stanno a casa a fare niente. Che messaggio a prendere il reddito di cittadinanza. Il messaggio è che un poveretto che era figlio di bravissime persone, perché i genitori di Davide erano due persone straordinarie, ma era un papà molto umile, ce l'ha fatta. E allora non è un bel messaggio questo? Scusa. Assolutamente, io qui chiudo. Chiuderei col nitrito. Proprio fatto bene, dedichiamo a David quando arriva. Cioè. Ti ho fatto anche la scrollata. Dai, cavallo, vai, cavallo, Davide. Che ti aspettiamo, mamma fratello, mia. Vai. Italiani!